Iniziamo da Lightning Bolt, il decimo disco in studio dei Pearl Jam, fortemente influenzato, non come Backspacer, ma comunque influenzato dal momento storico nel quale si trovava l'America in quegli anni. E, è un disco che quando uscì, come sempre, tutte le volte succede una cosa, che i Pearl Jam si fanno attendere con i loro lavori, soprattutto negli ultimi anni. I Gatos sono voluti 7 anni, per questo ce ne vollero 4. E cosa succede? Che molti fan della prima ora sono sempre, spesso, scontenti. E i nuovi arrivati esultano come avessero pubblicato un nuovo ten, e quindi non si capisce mai molto. È interessante invece notare e focalizzare la nostra attenzione su questo disco 7 anni dopo la sua pubblicazione. Che dire, è l'ultimo lavoro in studio, l'ultimo al momento, lavoro in studio con Brendan O'Brien, ed è il disco dove maggiormente si sente la produzione di Brendan O'Brien, o meglio, quello che non funziona troppo bene nella seconda parte della carriera da produttore di Brendan. Ci sono troppi fade out nelle canzoni, le canzoni sono fin troppo corte. I Pearl Jam si affidarono nel 2013, anche se le session iniziarono nel 2011 per i 20 anni della band, perché la band in quel momento voleva dire: ehi sì, stiamo celebrando i nostri 20 anni, ma vogliamo andare avanti e vogliamo essere ancora una band produttiva. Sfortunatamente le session del 2011 vennero abbandonate per volere di qualcuno dei Pearl Jam, non si è mai capito chi, e per causando anche un po' di incazzatura da parte di Jeff Ament, che nell'intervista dell'anno seguente, quindi del 2012, disse varie volte, ribadì varie volte, che se fosse stato per lui un nuovo disco di Pearl Jam sarebbe uscito nel 2011. Invece dal 2011 ci vollero altri 2 anni prima dell'effettiva pubblicazione di questo disco. Ne risente un po'. Ci sono alcune canzoni che si sente che sono state registrate, pensate tempo prima, e altre che sono un po' più fresche. E sono anche purtroppo quelle che è più facile dimenticare. Il disco inizia con Getaway, che è un bel pezzo moderatamente rock, non è Last Exit, non è Break or Fall, però è un pezzo rock che vuoi anche per il testo ispirato di Eddie, uno dei migliori dell'intero lavoro, interessa, si fa ascoltare bene. Il problema di Getaway è uno, è un pezzo che non è rimasto. Resa live è stata piuttosto mediocre, qua in Italia si è sentita a Trieste nel 2014, e con Brendan hanno voluto mandare la voce di Eddie in lidi dove non riesce ad arrivare dal vivo, quindi per forza di cose dal vivo l'hanno dovuta riarrangiare scalandola di toni, e alla fine ha perso vigore. Il pezzo comunque è una buona opening track, non una delle loro migliori, un pezzo interessante, ma che comunque non cambia la storia di sicuro dei Pearl Jam. Sicuramente molto meglio Mind Your Manners, il secondo estratto, è molto molto influenzato dai Dead Kennedys. McCready all'epoca disse che fu influenzato dai riff di East Bay Ray, che appunto è il chitarrista dei Dead Kennedys. Io ci ho sentito anche molto dei Plasmatics, una band sempre hardcore californiana, molto brava, che Eddie tra l'altro indossava spesso la loro maglietta nel tour, la loro t-shirt nel tour del 2006. Il pezzo è tostissimo, non si sentivano i Pearl Jam suonare così forti e incazzati da parecchi anni. E la sorella, alcuni hanno detto giustamente, forse minore di Spin the Black Circle, anche se il messaggio di Mind Your Manners contro il clero, contro le religioni organizzate, contro chi appunto dice Mind Your Manners,
è azzeccatissimo, molto molto bello, secondo me, uno dei migliori. Come testi sempre del disco. Mind Your Manners ha resistito alla prova dei live, ormai è fissa, non dico in tutte le scalette, ma in quasi tutte le scalette, ed è una canzone assolutamente da promuovere, e anche questa non cambia la storia dei Pearl Jam, ma comunque è un gran bel pezzo. My Father's Son è un pezzo che sulla carta è bellissimo. Due bassi, uno suonato da Jeff e uno a 8 corde, 8 suonate da Mike. Un'atmosfera che ricorda un po' All Night, l'outtake di No Code inserito in Lost Dogs, e come se fosse un mix tra appunto All Night e In the Moonlight, altro outtake presente in Lost Dogs e outtake di Binaural. Il pezzo è bellissimo, parla di quello che come persone, come DNA, acquisiamo dai nostri genitori e non tutto è così determinante per noi come persone, non è che dobbiamo diventare per forza i nostri genitori. Il testo è bellissimo, bellissimo, la musica è fantastica, dark, ricorda molti, alcuni pezzi presenti in While My Heart Beats, il secondo disco solista di Jeff Ament, pubblicato nel 2013. Jeff, appunto, che è uno degli eroi del disco comunque, o comunque degli ultimi dischi dei Pearl Jam, perché è uno di quelli che, come componente dei Pearl Jam, quelli più interessati a mandare avanti un discorso creativo della band, e non di solo adagiarsi sugli allori come se fossero dei novelli Rolling Stones. Il pezzo è fantastico, purtroppo, anche in questo caso, come dicevamo di Getaway, dal vivo non ci siamo. Dal vivo My Father's Son non hanno mai trovato una chiave giusta per suonarla, non ha presa. È un gran bel pezzo in studio, dal vivo, 0-0-0. Spiacenti. È uno dei miei pezzi preferiti dell'album, ma dal vivo non si può sentire, secondo me. Silence è forse l'instant classic del disco. Quando uscì, vuoi per le sue sonorità un po' a horror, comunque ispirate da Mike McCready, dopo aver visto appunto un concerto di Roger Waters dei Pink Floyd, il pezzo per me è un instant classic, ebbe all'epoca molti passaggi radiofonici, a livello più o meno di Just Breathe. Secondo me è meglio Sirens perché è una canzone più completa, mentre Just Breathe rimane più una composizione di Vedder prestata ai Pearl Jam. Sirens, tutta la band suona benissimo. È una di quelle canzoni che purtroppo hanno diviso molto i fan. C'è chi l'ama, c'è chi la odia. Io la amo, ditemi voi cosa pensate su Sirens. Io ne ho lette di tutti i colori e per me è uno dei migliori pezzi dell'intero lavoro, anzi, il secondo miglior pezzo di Lightning Bolt. E arriviamo appunto alla title track, la prima title track di questo decimo disco in studio della band, che tra l'altro tributano Neil Young nelle liner notes, e lo dedicano, il disco è dedicato a Neil Young. Bellissimo, ma di Neil Young purtroppo non si sente molto il Lightning Bolt, si sentiva più in altri dischi, non in questo. Parlando appunto della title track, questa è l'unica forse eccezione del disco. In studio suona bene, si ascolta abbastanza bene, però c'è qualcosina che forse non convince in pieno. Se vedete la versione presente a Let's Play 2, quindi quella suonata a Wrigley Field di Chicago nel 2016, vi renderete conto che rende senz'altro meglio che in studio. È un pezzo che cresce molto, è cresciuto. Attenzione, non è un pezzo imperdibile, ma comunque un pezzo molto interessante. Il testo, ecco qua, non ci siamo, secondo me. Queste figure tra donna, natura e, ma non lo so, lì qua Vedder non ci becca molto, la band ci becca e è un buon pezzo, è un buon pezzo, meglio dal vivo che in studio. Poca roba per essere la prima e unica al momento title track della band. Alla fine non esiste la canzone Gigaton in Gigaton,
così come non esiste la canzone Vitology in Vitology. Infallible è uno di quei classici che non sono mai diventati classici. E in questo disco ne abbiamo due. Questa intanto è la prima. Infallible parla dei problemi che ha avuto l'uomo in questo progresso, questa ricerca del progresso, che spesso se ne frega dell'ambiente, i danni che l'uomo ha causato all'ambiente, pensando appunto di essere infallibile. La canzone si modella su un riff di chitarra molto bello, a me ricordava all'inizio, la prima volta che l'ascoltavo, Tremor Christ, non mi fucilate, però mi ricordava Tremor Christ, e per me è bellissimo come pezzo, suonato a Trieste anche questo nel 2014, dal vivo è ancora meglio, ma vuoi perché non è mai uscito come singolo, né come video, né come preview dell'album, così purtroppo non si vede quasi più nelle setlist. E questo è un peccato, perché anche l'alchimia che c'è tra Jeff e Stone, che ha scritto il pezzo, è tra le migliori dell'intero lavoro. Così come ovviamente nella successiva Pendulum, che per me è il momento migliore di tutto il disco, e non solo di tutto il disco, ma bensì degli ultimi anni di carriera dei Presenti, di questi ultimi diciamo 15 anni, è una delle, secondo me, 3-4 migliori canzoni che abbiano composto. Ricorda all'inizio Metamorphosis 2 di Philip Glass, quindi l'intro e i concerti che hanno usato per tanti anni, continuano a usare ancora i Pearl Jam in questi anni. Pendulum è un mantra che ricorda Waits, Tom Waits, un po' Lanegan, c'è una chitarra alla Ray Cooder, è veramente bellissima. Vedder scrive per questo pezzo un testo ispiratissimo che parla della vita e della morte, che poi è un po' il concept che sta alla base di tutto il disco, perché se Backspace, il disco precedente Lightning Bolt, rifletteva più su temi così, un po' più siamo felici, andato su Barack Obama, facciamo festa, questo è più introspettivo come disco e soprattutto introspettivo a livello di sentimenti descritti da Vedder nei suoi testi. Pendulum quindi è eccezionale, per me è l'highlight del disco, come ho già detto. Iniziano le note negative. Il lato B è purtroppo di Lightning Bolt, ha dei momenti che veramente sono quasi inspiegabili. Partiamo abbastanza bene, perché si inizia con Swallowed Wall, che comunque è un pezzo che ricorda certe ritmiche dei Birds, certe armonie degli R.E.M. Il testo molto semplice di Vedder, troppo semplice di Vedder. Qua in Italia l'han suonata a San Siro e vedevo la gente che si faceva i cazzi suoi, perché alla fine, onestamente, è un pezzo che lì per lì quando uscì mi piaceva anche, adesso riascoltandolo è ben poca cosa. Ben poca cosa, ma sempre meglio di Let the Record Play, che forse uno dei pezzi peggiori mai incisi dai Pearl Jam, scritto da Stone Gossard, che attenzione, scrive della roba lo stesso anno dell'uscita di Lightning Bolt, pubblicò Moonlander, che negli ultimi giorni ho ascoltato parecchio, ed è un disco fantastico, e almeno 5-6 pezzi migliori di questa roba presente. Qui che gioca appunto Let the Record Play, gioca un po' a fare i Black Keys fuori tempo massimo, perché già nel 2013 i Black Keys avevano iniziato a cambiare sound, comunque a non essere più così blues. Gossard scrive questo pezzo e uno dice: perché sei così bravo, non fare queste cazzate. Eppure, purtroppo, l'hanno suonato 2 o 3 volte nel Lightning Bolt Tour, l'hanno archiviato e anche quando sarà finita questa pandemia non penso la ripescheranno mai più, perché è proprio, ma sempre meglio del peggio di questo disco, che ricordo ancora un blog
che parlando del rifacimento di Sleepy My Myself disse che sembravano un gruppo di ubriachi che stavano bevendo del lambrusco e suonando bluegrass, roba del genere. Io non ricordo, però bravo quel blog lì, chi scrisse, perché è la definizione perfetta di questa cover di Eddie Vedder che per volere di Brendan O'Brien i Pearl Jam hanno reinciso full band. Ora, prendete Without You, riff sempre scritta da Vedder all'inizio degli anni 2000, incisa e inserita per Ukulele Songs. Prendete Without You, rifatta da Natalie Maines. Quella è una versione bellissima, l'ha resa una canzone mid-tempo alla Light Years. I Pearl Jam casomai potevano rifare quella, ma fare Sleepy My Myself, che è un pezzo basilarmente all'ukulele e totalmente intimo, dove Vedder parla, vabbè, quando poi parleremo di Ukulele Songs vi spiegherò a modo tutte queste cose, però è proprio forzato, eppure, attenzione, davanti anche a 80.000 persone allo Stadio Olimpico di Roma, all'inizio quasi del primo encore, Vedder arrivò con l'ukulele e suonarono questo Bluegrass by Pearl Jam davanti a 80.000 persone. E qua mi sfugge veramente, perché vuol dire non era tanto che... Sì, subito forse gli avrà dato l'imbeccata anche Brendan O'Brien, ma poi alla band piace suonarla. E questi per me sono i misteri dei Pearl Jam di questo disco. Ma li abbiamo anche per questo, a volte fanno delle cose un po' sbagliate, eppure ci stanno. Però Sleepy My Myself potrebbero suonarla meno, eppure lo suonano spessissimo. Yellow Moon poteva essere una canzone che ha detto di Jeff sarebbe potuta essere esclusa dalla tracklist finale, perché lui la considerava niente più che una B-side. Ora, Yellow Moon è il secondo pezzo con Infallible, il classico mancato, perché purtroppo non è stato pubblicato come singolo, non ci sono video, non ci sono ma soprattutto la band si è dimenticata di Yellow Moon, che è una bellissima ballata eterea, acustica, evocativa, ricorda un po' anche certa atmosfera alla Into the Wild, soprattutto verso il finale, scritta da Amen, sembra la versione dark di Low Light, un'altra composizione appunto di Amen Vedder. Uno dei migliori pezzi del disco, e il disco viene chiuso sulle note di Future Days, bellissima in versione acustica fatta da Vedder nel tour, nel Ukulele Songs Tour, qua riarrangiata con c'è un po' Brendan che suona il piano, qualche nota, qualche cosa, insomma non mi è mai piaciuta troppo questa versione, e anche il testo, seppur ispirato, in certi momenti ispirato, si ricordano anche i Three Crooked Hearts di Smile, però non arriva mai al dunque, non è una grande closing track come invece può essere, per dire, River Cross per Gigaton, che è una gran canzone finale che chiude al meglio il disco. Che dire, un disco di metà carriera, la band stava arrivando sui 50 anni, fortunatamente hanno scelto di non diventare solo una band nostalgica, quindi facendo solo, come fanno tanti altri, un disco ogni 10 anni, ogni 15 anni, continuandosi ad esibire dal vivo in tutto il mondo, loro hanno continuato a essere comunque produttivi, da un certo punto di vista, con questi nuovi dischi come questo, all'epoca, continuando ad andare in tour. Ovviamente è un buon disco, risente, ripeto, del periodo storico che attraversava l'America in quegli anni, quindi non c'era ancora Trump e la band era abbastanza rilassata, cosa che invece ho visto che è mancato un po' in Gigaton. La band è un po' più arrabbiata del suo solito in Gigaton, nonostante abbiano sforato i 50 anni. E, un disco che è buono, è discreto più che buono, è discreto perché alterna momenti molto alti a momenti estremamente bassi e poveri di contenuto. Backspacer nasceva, per dire, con un'idea più
facile di base, mentre questo vuole essere di un gradino superiore, ma ogni tanto sembra quasi che il gruppo faccia fatica ad arrivare al gradino successivo, nonostante lo voglia fare.